vi presentano gli incontri di Alceo Moretti. Buonasera cari amici, dopo le vacanze ci vediamo. Abbiamo passato momenti belli di riposo, eccetera, abbiamo letto brutte notizie, ma in complesso abbiamo reagito bene. Oggi ho il piacere di avere ospite il governatore nostro, Gian Mario Spacca, perché sono molto curioso di rivolgergli alcune domande. Una me la perdonerà. Gian Mario, mi sa dire come ha fatto a reagire quando in altre regioni i suoi colleghi hanno buttato tutto per aria dopo queste inique, disgraziate, disgrazianti provvedimenti del governo che ha tagliato fondi per cercare di far vedere che tutto funzionava bene al centro, hanno scaricato tutto sulla periferia, no? Ecco, invece di fare come hanno fatto altri colleghi che hanno alzato le braccia, eccetera, come mai lei ha reagito? E mi sembra che poi ne esca bene da questa situazione, le Marche ne escano bene. Come ha fatto? Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci onorano della loro presenza. Lei sempre è più numerosi. Sempre più numerosi. E abbiamo seguito la regola di Sant'Ignazio di Loyola che diceva, padre, dammi la forza di sopportare le cose che non posso cambiare, siccome questa è una legge approvata dal Parlamento, la manovra di Tremonti è una legge che poi è passata in Parlamento, quindi questo taglio di 148 milioni di euro per le Marche su 222 che in precedenza ci venivano trasferiti, 65% di risorse in meno, lo dobbiamo sopportare, è inutile urlare o lamentarsi, bisogna reagire. E noi cerchiamo di reagire con dei progetti che hanno una strategia che passa attraverso risparmi nella nostra regione. Abbiamo adottato provvedimenti molto forti, molto onerosi, che hanno anche fatto lamentare molti soggetti interni alla nostra regione, taglio delle dirigenze, taglio dei servizi, taglio drastico fino a zero delle consulenze, taglio delle auto blu, taglio delle società, riportando tutto all'interno della nostra regione, responsabilità maggiore dei dirigenti che sono stati chiamati a interim a gestire anche società esterne, faccio l'esempio dell'ARPAM che è stata gestita dal dirigente del Servizio della Protezione Civile. Così abbiamo già generato 10 milioni di euro di risparmi per l'attuale esercizio, ma certamente 10 milioni rispetto ai 148 che ci sono stati tagliati è poca cosa, quindi dovremmo rivedere, e lo stiamo già predisponendo, il nostro bilancio, che sarà un bilancio strano perché partirà dal 1 di settembre del 2010 e arriverà al 31 dicembre del 2011, quindi un bilancio non di 12 ma di 16 mesi, in modo tale da generare quei risparmi che ci potranno consentire di vivere meglio questo terribile 2011 per le casse della regione. E poi concentreremo le risorse. Abbiamo detto annulliamo tutte le leggi di spesa e concentriamo le risorse su alcune aree, e le aree che abbiamo privilegiato sono quelle del lavoro, della tutela del lavoro, dell'occupazione, della nascita di nuove forme di imprenditorialità e di occupabilità, in modo particolare nel settore delle energie rinnovabili. La terza area sarà quella delle politiche sociali, per non far mancare la protezione da parte delle istituzioni della nostra regione a tutti i cittadini che sono in condizioni di debolezza e di fragilità. Queste sono le tre priorità, poi cercheremo su ordini successivi di rispondere ai bisogni di crescita, di ambiente e di sicurezza della nostra regione per continuare questo percorso di grande qualificazione alle Marche, che oggi ne fa una delle regioni d'Italia dove si vive meglio. E mi sembra che la regione, nelle sue strutture, persone, cose, eccetera, abbia reagito bene, perché ho visto che l'occupazione è rimasta a livelli uguali. Addirittura è migliorata l'occupazione, cioè ci sono molti musi lunghi, perché queste misure hanno toccato pesantemente anche il personale della regione. Io anzi ringrazio l'organizzazione della regione
ha compreso e si è fatta carico di questi sacrifici, però nello stesso tempo queste misure già hanno prodotto dei benefici, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione. Nelle Marche abbiamo registrato, secondo gli ultimi dati Istat, 6.100 nuovi occupati e soprattutto è diminuito il tasso di disoccupazione, siamo tornati al 5,6%, che è il mentre tasso... nazionalmente siamo ancora siamo arrivati al 9. Oltre il 9, non mi pare 9,1, e noi siamo tornati al dato della disoccupazione che preesisteva la crisi del 2009. E questo è molto confortante. Naturalmente qui c'è da considerare che nel dato della disoccupazione non sono compresi i lavoratori che sono in cassa integrazione straordinaria, ordinaria e soprattutto in deroga, ovvero che vengono coperti da quegli ammortizzatori che sono stati creati proprio dalla nostra regione e che riguardano le imprese minori, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori. Questa cassa integrazione in deroga copre oggi nelle Marche qualcosa come 30.000 lavoratori. Quindi noi ci auguriamo che questi timidi segnali di ripresa economica possano presto consolidarsi in modo tale che soprattutto attraverso la ripresa, attraverso l'allargamento dell'economia, attraverso le dinamiche positive dell'economia ci sia la rioccupazione di queste persone che ora sono protette dagli ammortizzatori sociali e dalla cassa integrazione. Bello, e mi piace segnalarlo che l'occupazione nelle Marche è rimasta a 608.000 unità, 58.000 contro una perdita di qualche centinaia di migliaia in campo nazionale. Però l'Italia non fa testo, perché l'Italia è la maglia nera dell'Europa, quindi noi ci dobbiamo confrontare con le migliori regioni d'Europa se vogliamo veramente crescere, vogliamo essere protagonisti del nostro futuro. Non ci possiamo confrontare ormai con medie italiane che sono molto molto basse, perché sono, come dicevo, le maglie nere, le peggiori performance d'Europa, ma dobbiamo cercare di confrontarsi con le migliori regioni d'Europa, in modo particolare con la regione della Germania, che per struttura economica e sociale possono somigliare molto alle Marche.